vi confesso che quando abbiamo pensato a questa serata, tutte le volte che guardavamo questa scena ci tornava da ridere. E peraltro poi oggi la simbiosi tra un comico napoletano e una fiorentina, tra Napoli e Firenze dopo ieri pomeriggio, è particolarmente viva e vivace, è come dire, ed è uno degli elementi che ci piace sottolineare. Ieri sentivo una radio privata che un autorevole commentatore, detto anche un tifoso autogestito, diceva che noi adesso dobbiamo andare, tutti i tifosi della Fiorentina, per ringraziare del successo del Napoli sul Milan, dobbiamo andare a Napoli, prenderci un sacchetto di sudicio a testa e di portarlo indietro. Ora, a mio giudizio ci sono, voi lo sapete, probabilmente metodi un pochino più seri per risolvere l'emergenza dei rifiuti, ma l'idea che ci fosse un momento di ironia napoletana e fiorentina ci faceva particolarmente piacere. L'ironia fiorentina che però non fa i conti con un'invenzione, o meglio, con un'invenzione particolarissima. Il fiorino era la moneta del tempo, Firenze era la city del tempo. Noi faremo un convegno su questo, parteciperà il presidente dell'Ente Cassa di Risparmio, parteciperà il presidente del Monte dei Paschi di Siena, parteciperà Lorenzo Binismaghi nella sua veste di banchiere centrale. Ma il fiorino segna questa edizione del genio fiorentino anche per altri aspetti. Per il turismo abbiamo presentato un'iniziativa, grazie, vorrei che li ringraziaste anche voi con un grande applauso, gli albergatori, i ristoratori e gli operatori fiorentini, che faranno uno sconto del 10% agli americani. L'applauso deriva dal fatto che abbiamo inventato l'idea che il fiorino fermi la caduta del dollaro, ora mi pare che super fiorino e sia un po' esagerata, ma dall'idea di un piccolo segno di welcome, di benvenuto, di attenzione, di accoglienza di un mondo che ama moltissimo Firenze. Ancora nel 2007 Firenze era considerata dalla principale rivista turistica americana la città più desiderabile del mondo, e comunque quindi il genio fiorentino avrà anche quest'anno una ricaduta turistica o comunque una valenza turistica. Ma vogliamo parlare del fiorino per ragionare di tasse, di fiscalità locale, delle necessarie opere infrastrutturali e non che attendono questo territorio. Presenteremo il prossimo 21, mercoledì mi pare, uno studio importante che la London School of Economics ha dedicato a questo territorio e dalle potenzialità, una delle più importanti e prestigiose realtà del mondo dal punto di vista di ricerca, ci racconterà quello che Firenze può e deve ancora fare, Firenze inteso come sistema, per attrarre capitale straniero e non solo. E ho già citato l'evento sull'innovazione del 24 maggio, ma ce ne sarà uno in contemporanea a Vinci, uno dei comuni più ricchi di iniziative in questo genio fiorentino, vorrei dire in tutti i genio fiorentini, e salutando Dario Parrini saluto tutti i sindaci, Dario Parrini sindaco di Vinci, perché in realtà anche l'idea di innovare rispetto a Leonardo è una delle caratteristiche di questo nostro progetto. Un progetto che parla anche di economia, sì, che parla anche di infrastrutture, sì. Quando qualcuno dice che chi parla di economia, infrastrutture e quant'altro è schiavo dei poteri forti, a me viene da ridere. Mi viene da pensare che dobbiamo avere molta più paura del pensiero debole che non dei pensieri forti. Il pensiero debole di chi intanto ignora, non so quanto per scelta, che ad esempio persino il tasso di interesse è nato nei conventi francescani. Sì, perché nei conventi francescani il tasso di interesse, nei conventi francescani toscani, è nato per incrementare la ricchezza di tutti, perché si pensava che fosse un imperativo etico, quello di moltiplicare la ricchezza. E soprattutto, chi dice questo è incapace di cogliere una delle più forti caratteristiche della nostra terra, che è quella della socialità e della carità, forse meglio ancora della socialità, che va di pari passo. Il fiorino è sempre andato a braccetto della grande attenzione agli ultimi, e questo credo che sia particolarmente vero non soltanto in tutta la storia di Firenze, dalla nascita delle Misericordie in poi, ma anche e soprattutto nella Firenze del Novecento.